Finzione. 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 O realtà. Eccolo qua, sentiamolo subito, Matteo Salvini che sta parlando di fronte alla stanza che conta del Quirinale. Che vogliamo avere le idee chiare sul fatto che milioni di italiani vedano cancellata la legge Fornero, vedano ridotte le tasse o vedano approvata la legittima difesa. Se ci sarà questa condivisione per cui stiamo lavorando noi e loro, e comunque la stima e la conoscenza, più passano le ore, più aumenta, saremo le persone più contente del mondo. Ad oggi, per serietà, gli accordi un tanto al chilo non fanno per me. E quindi spero di rivederci il prima possibile, o perché si comincia, o perché ci si saluta. Allora, Salvini esce dal colloquio col Quirinale e con Mattarella, non si parla col Quirinale da soli ovviamente, e dice dobbiamo prenderci altre ore. Poco prima aveva detto la stessa identica cosa il leader del Movimento 5 Stelle Di Maio. Salvini dice parte il governo solo se può fare le cose, altrimenti è inutile, l'avete sentito ora in diretta, andare a fare un governo, meglio il voto. Un'altra cosa importante che ha detto Salvini, che riguarda ovviamente più il centrodestra che il Movimento 5 Stelle, è: io non parlo soltanto come segretario della Lega, ma come leader del centrodestra. E ringrazia Berlusconi, dice Salvini, perché mi ha dato fiducia in questa trattativa. Insomma, parla a nome di tutti. Allora, il tempo è quello che serve. Il tempo non solo, come si pensava poche ore fa, per trovare il presidente del Consiglio incaricato da parte dei due partiti, ma anche per limare questioni importanti del contratto. Ha citato la giustizia, l'immigrazione, la sicurezza, l'Italia in Europa. Insomma, ci sono aspetti che non sono ancora completamente chiariti tra loro due. Sapelli, il professore Sapelli, poteva essere un punto di incontro. Proprio ieri sera si sono visti in una casa milanese per capire se il professore era disponibile a fare presidente del Consiglio per la Lega e per il Movimento 5 Stelle, e il professore aveva detto di sì. Vengo, ma solo se viene con me come ministro dell'economia Domenico Siniscalco, ex direttore generale del Tesoro, oggi in una grande banca d'affari. Il Movimento 5 Stelle non ci sta, propone anche lui un medico, un professore vago, il nome non il suo programma, ma evidentemente in questo gioco di veti incrociati, ma chiamiamolo anche di trattative incrociate, al movimento di Salvini vago non va. Quindi nelle prossime ore sì, ci sarà da limare il contratto, ma anche e soprattutto trovare un uomo che metta d'accordo Salvini e Di Maio. Lo diceva un cantante! Cosa ci vuole, ragazzi? Tempo? Tempo! Comunque vadano le cose, lui passa. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente lo ha mai fermato. E tutta più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. Tempo! Matrix. Benvenuti nel mondo reale.